Buonasera, mi chiamo Luca Moroni e vi spiego rapidamente l'intervento che farò a Milano, il mio talk specifico sulle polizze cyber. E vi racconto un po' il white paper che presenterò facendo anche una panoramica un po', diciamo, sullo scenario delle polizze cyber. Prima di tutto direi la motivazione per cui diciamo, abbiamo fatto questo lavoro che ha coinvolto oltre a me e tre responsabili di sistemi informativi e un broker focalizzato appunto sulle tematiche della sicurezza informatica. E quando è stato fatto? Diciamo, a inizio 2017. Quindi quando il mercato dei prodotti assicurativi specifici per la sicurezza informatica era sicuramente agli albori. E qual era il rischio? Tenete conto che io occupandomi di sicurezza informatica molto spesso mi confronto con quello che è il rischio residuo, quindi sostanzialmente quell'aspetto dove non esistono soluzioni tecnologiche o anche sui processi che permettono comunque di risolvere il problema o comunque l'investimento è troppo grande. Quindi, cosa abbiamo fatto? Di che cosa parlerò? Farò un attimino un po' lo scenario delle polizze assicurative, faremo anche una valutazione su quello che è il rischio informatico, perché tenete conto che è uno dei principali rischi in tutte le aree, quindi Stati Uniti, Germania, cioè anche in Europa, è comunque considerato uno dei rischi principali. E l'interlocutore più giusto su questo tema è sicuramente il responsabile dei sistemi informativi. Non perché la tematica delle polizze assicurative è di sua competenza, ma perché siccome parliamo di aspetti di tipo tecnologico, io ritengo che sia la persona più giusta, insomma, che deve sapere, deve approfondire o comunque che ha le competenze per affrontare il problema. E per capire un po' lo scenario, abbiamo fatto un paio di survey, uno utilizzando diciamo, uno specifico sul rischio residuo, utilizzando una metodologia di ENISA, che è l'ente europeo per la sicurezza informatica, giusto per capire, insomma, qual è il livello di rischio per le aziende tipicamente del Nord-Est? E poi abbiamo invece fatto un survey specifico sui termini o perlomeno sulle polizze assicurative che sono all'interno dell'azienda. Con questi risultati, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso tre responsabili di sistemi informativi e abbiamo detto: ok, ipotizziamo che dovete sottoscrivere una polizza assicurativa. Che domande fareste? Guardate anche un po' i risultati delle altre aziende. Queste domande le abbiamo messe a fattor comune e le abbiamo diciamo sottoposte a un broker il quale ha spiegato e ha chiamiamo così sviscerato gli argomenti specifici di ogni domanda. Quindi, in poche parole, se vogliamo, come si può dire, la cyber insurance for dummies, cioè un piccolo breviario per affrontare la tematica. Tenete conto che il white paper è liberamente scaricabile al link facendo una richiesta. Bene, vi ringrazio e vi aspetto al mio talk.